troviamo qui nel museo dell'automobile Vimar Bonfanti di Bassano e ci troviamo di fianco un bellissimo esemplare di auto bianchi A112. Questa, realisticamente parlando, è una delle vetture più famose perché ha dato il via negli anni 70 ad una serie di campioni che poi sono diventati veramente piloti interessanti, alcuni addirittura piloti a livello mondiale, e sono partiti proprio da questa macchina. Questa vettura negli anni 70, quindi i primi anni 80, era una vettura molto particolare perché i giovani dell'epoca, appassionati di rallismo, prendevano le auto della mamma, della zia, del papà, le trasformavano il sabato e la domenica per andare a correre questi rally, poi tornavano a riallestirle in versione normale per l'utilizzo di tutti i giorni. Ok, la vettura stradale di tutti i giorni, però come veniva elaborata questa vettura? Inizialmente i vari piloti si arrangiavano un po' con le elaborazioni private, ma immediatamente l'Abarth, visto il successo che aveva appunto questa vettura, decise di creare un kit di elaborazione appositamente studiato per questa macchina. Infatti vediamo l'allestimento proprio di questa vettura, è già con i colori dell'Abarth, e appunto venne creato questo kit che ebbe anch'esso un successo strepitoso. Infatti all'epoca l'Abarth penso che ne vendette a centinaia di questi kit, non solo per l'utilizzo sportivo ma anche per l'utilizzo di tutti i giorni. Infatti non c'era un ragazzo, penso, che alla fine degli anni 70 non desiderasse questa vettura e il kit di elaborazione che tuttora viene un po' riproposto nelle vetture moderne della Fiat, non con lo stesso. Un lato curioso e romantico legato a queste vetture era il fatto che negli anni 70, in questo trofeo che abbiamo nominato prima, queste vetture erano tutte praticamente uguali, proprio perché il kit di elaborazione proposto dall'Abarth era uguale per tutti. Non c'erano, come succede oggi, le esasperazioni tecniche che portavano ad avere una vettura più performante dell'altra. Questo ha consentito che tutti i piloti dell'epoca si scontrassero ad armi pari. È stato un grandissimo vantaggio per il rallismo questo, perché ha portato ad emergere i veri campioni, quelli che avevano quel qualcosa in più rispetto agli altri. L'affetto di cui gode questa vettura ha fatto sì che tutt'oggi ci sia un trofeo dedicato ad esso. Infatti il famosissimo trofeo 112 dell'epoca viene oggi riproposto negli ultimi anni, proprio su iniziativa tra l'altro del team Bassano. Bisogna dire che addirittura, proprio per il concetto che si ribadiva prima, che questa vettura permetteva a chiunque dimostrare le sue capacità, che quest'anno il trofeo è stato vinto da Lisa Meggiarin, una ragazza che ha messo in linea tutti i piloti maschi, vincendo in maniera netta e molto importante appunto questo trofeo.